Amici di 7 Gold, benvenuti a 7 di sera, appuntamento a cura della redazione di Sicilia Way. Oggi insieme per parlare di acqua. Acqua è un bene da gestire, noi vogliamo dire un bene da gestire bene. Cercheremo di farlo con due amici, Fabio Fatuzzo, presidente di Acoset, che è la società di gestione del servizio idrico nella fascia pedemontana della provincia di Catania, e con l'architetto Gaetano Pappalardo della redazione di Sicilia Way. Bene. Abbiamo detto, si parla di acqua, ma vogliamo soprattutto raccontare da subito ai nostri amici che cos'è Acoset. Ma Acoset è una SPA che è nata dalla trasformazione del Consorzio Acquedotto Tineo in SPA secondo la normativa degli anni passati. È un'azienda che gestisce il servizio idrico in 19 paesi della provincia di Catania, più un quartiere di Catania che è San Giovanni Calerpo. I paesi, diciamo, sono Adrano, o Santa Maria di Codia, Ragalna, Belpasso, San Pietro Clarenza, Camporotondo, Tre Mestieri, Via Grande, Tre Castagni, fino ad arrivare a San Gregorio, Valverde e Aci Quindi Sant'Antonio. per centinaia di migliaia di abitanti. Certo, sono circa 300.000 gli abitanti della zona etnea, come lei ha detto bene, della zona pedemontana, che vengono serviti dal nostro servizio idrico. Sono 86.000 utenze, il che vuol dire che ogni utenza corrisponde su per giù quattro componenti del nucleo familiare. Ovviamente ci sono anche utenze commerciali, sono anche utenze di tipo civile, ci sono anche servizi pubblici come caserme carabinieri, qualche clinica e così via, ma sostanzialmente nella maggior parte dei casi sono o famiglie che hanno diritto di avere l'acqua tutto l'anno e non soltanto quando E di l'acqua questo c'è parleremo in nel corso del abbondanza, nostro ma appuntamento anche specialmente dell'importanza. nel periodo estivo, quando l'acqua in queste zone, in questi paesi, diventa un bene prezioso perché per diversi motivi, sia di carattere organizzativo, sia per il movimento della popolazione e le differenze che si registrano dal punto di vista demografico tra inverno ed estate. Architetto, lei sul sito siciliaway.it cura la rubrica La città ideale. Bene, l'acqua nella città ideale, che ruolo ricopre? Beh, riprendendo l'assunto storico di Piero della Francesca, non credo che allora si preoccupò di ragionare sull'acqua, sui servizi, allora non c'era un servizio di questo genere per le città del Rinascimento. E certamente i servizi in una città ideale dove la misura dell'uomo è quella dell'armonia della vita quotidiana, i servizi sono fondamentali perché da questo si parte, per avere un rapporto con la città e un'armonia con la città, bisogna che i servizi funzionino bene. E certamente il presidente che qui rappresenta l'Acoset ha tanto da lavorare in relazione a un territorio che è particolare, quello del territorio Ateneo, che ha conosciuto un incremento demografico a discapito della città di Catania. Basta ricordare che qualche anno fa Catania, nel decennio scorso, aveva una popolazione di 400.000 abitanti, che ora è scesa al di sotto di 300.000 abitanti. Ciò vuol dire che questa migrazione è partita dalla città andando Verso le verso le periferie. periferie. Periferie che in qualche modo avevano di per se stesso già delle strutture di seconda casa, che poi sono diventate ora di prima casa. E in qualche modo anche la pianificazione, diciamo, spontanea, tra virgolette, abusiva, ha creato una serie di. Sicuramente il Presidente credo che ce lo possa confermare, una serie di problemi perché la progettazione di un servizio come questo della distribuzione dell'acqua purtroppo non è stato del tutto centralizzato o comunque ha scontato una serie di insediamenti che non sono stati molto razionali né programmati in una rete di distribuzione. Presidente, che cosa c'è di ideale, rimanendo qua alla città ideale, abbiamo trattato con il nostro architetto, che cosa c'è di ideale nel sistema di gestione dell'acqua nell'area di sua pertinenza e che cosa invece deve, essere messo a punto? Guardi, ideale c'è l'abnegazione con cui i dipendenti dell'Acoset si stanno dedicando a rafforzare la struttura. Poi ci fermiamo, perché, come ha detto bene l'architetto Pappalardo, questa è l'Acoset è una struttura che nasce dal vecchio Consorzio Acquedotto Etneo. Ed era un consorzio, o diciamo un acquedotto, che era dimensionato su paesi di 2.000-2.500 abitanti, o meno ancora. Io penso, per esempio, negli anni 70 Gravina aveva 2.500 abitanti, ora ne ha 28.000 o 30.000.
E così tutti gli altri dell'area per bene. Situazioni non più paragonabili. Certo, situazioni non più paragonabili e quindi strutture non più adeguate, perché le strutture erano adeguate per quel tipo di popolazione, erano strutture che prevedevano, va bene, tutte le abitazioni, specialmente perché quelle zone che cosa erano caratterizzate? Erano caratterizzate dalle seconde case di allora, ma le seconde case di allora già erano, diciamo che l'aspettativa di vita era diversa da quella di oggi, perché chi andava in campagna, che andava a Trecastagno, a Zafferana o a Nicolosi a villeggiare, ricordo tantissima letteratura italiana, siciliana, no? Ercole Patti, Italiano Brancati, che parlano proprio di queste ville nei paesi etnei. Aveva la cisterna che faceva? Raccoglieva l'acqua piovana e poi la distribuiva come? Col secchio. Cioè non c'era neanche l'acqua corrente molte volte. L'acqua corrente, dobbiamo ricordarci, che è arrivata nelle campagne negli anni 60. E quindi fino al 1950-60 le strutture dell'acquedotto Etneo, ora Acoset, erano più che sufficienti per erogare il servizio idrico in questi 19 comuni. Cosa è successo? Che a poco l'urbanizzazione di questi paesi è cambiata, noi catanesi siamo trasferiti nei paesi diciamo vicini, io stesso abito da Cicastello, sono residente da Cicastello, quindi non sto, anche se vivo a Catania, però la residenza è da Cicastello, vuol dire che il maggior consumo di acqua lo faccio laddove ho la residenza, dove dormo. Così come capita a tutti gli altri nostri concittadini. E allora ecco che è naturale, è chiaro che avrebbe, che la Cosetta avrebbe dovuto vedere una maggiore attenzione nei confronti del territorio e notevoli investimenti per poter adeguare la struttura di distribuzione a quella popolazione che non era più, va bene, la popolazione del 1960 quando furono create le reti. Ricordiamo, perdoni Presidente, lei è Presidente non da tantissimi mesi, no, da luglio scorso anno. Io sono Presidente, quindi, mi sono insediato il 23 luglio del 2010, ma devo dire non solo mi sono insediato nel luglio 2010, quindi ancora sono 7 mesi, ma poi c'è da dire che le strutture di adduzione e distribuzione dell'acqua sono state costruite negli anni 50. Noi abbiamo le foto in cui si vede dal Ciapparazzo in territorio di Bronte ad Adrano le gallerie che vengono costruite con i vecchi sistemi nel 1950 e si vede storicamente una cosa molto interessante, perché si vede qual è l'abbigliamento degli operai, qual è il sistema di costruzione e così via. È chiaro però che quello che era sufficiente allora, 1960-1950, avrebbe dovuto essere modernizzato negli anni, nel 90, nel 2000 e così via. Purtroppo però c'è stata una scelta della precedente amministrazione che ha ritenuto di andare a investire lontano dal territorio di propria pertinenza, cioè ad Agrigento, a Caltanissetta, a Ragusa, e quindi ha distratto, diciamo, ha utilizzato, si è distratta e ha distratto risorse finanziarie e umane per andare a perseguire una politica di investimento in luoghi lontani dal territorio, diciamo dal territorio specifico su cui invece avrebbe dovuto agire. Ma partiamo dai pozzi, i pozzi che sono la fonte dal quale recuperare l'acqua. Come funziona il sistema di distribuzione? Noi gestiamo 2000 litri di acqua al secondo. Di questi 2000 litri di acqua al secondo, 1300 sono di proprietà Acoset e 650 su per giù sono di proprietà di posti privati che noi altri acquistiamo. La fonte principale è Ciapparazzo, che emunge noi 690 litri di acqua al secondo nelle due sorgenti. E quindi noi abbiamo siamo uno dei più grossi acquedotti della Sicilia e del sud Italia. E anche possiamo dire, scusi, la interrompo Presidente, anche per i nostri telespettatori, che Ciapparazzo è uno dei pozzi che è in una condizione di privilegio, perché è allocato circa 800 metri, quindi per caduta serve quasi tutto il territorio. Sì, anche se poi in effetti il problema qual è? Che poi per caduta, come dice bene l'architetto, noi diciamo osserviamo molto territorio, cioè immettiamo l'acqua nelle condotte, poi però per la distribuzione la caduta più non è sufficiente, anche perché noi altri gestiamo molti dei paesi pedemontani in cui dobbiamo, e per poter garantire il servizio idrico dobbiamo anche rilanciare l'acqua con delle pompe di pressione, per cui abbiamo un sistema molto complesso di distribuzione, di accumulo e di conduzione dell'acqua fino ai domicili dei singoli. È chiaro che se si fossero investite le somme adeguate e necessarie avremmo potuto abbattere i costi sia per quel che riguarda
diciamo, la qualità dell'acqua, sia per quel che riguarda anche i costi di energia e di acqua ai monti. Della qualità dell'acqua torneremo a parlare tra poco, perché il tema è particolarmente interessante e sicuramente interesserà anche i nostri telespettatori. All'architetto invece voglio chiedere quanto la tecnologia, le moderne tecnologie possono, potrebbero aiutare una situazione comunque complessa. Beh, insomma, bisogna dire che intanto c'è questo gap di base che è il territorio, nello specifico è un territorio vulcanico che bisogna intanto perforarlo per trovare delle vene d'acqua. Ecco, raccontiamo come avviene, come nasce un pozzo? Ecco, come un pozzo da noi avviene come in tutte le parti del mondo per trivellazione, tranne alcuni casi. E quindi bisogna partire da trivellare questa roccia lavica, questi sedimenti, parliamo del territorio più specifico che è Tenneo, certo, per arrivare proprio alla vena d'acqua, quindi attraversando delle colate laviche con grande dispendio di energie e di tecnologia. E anche di denaro, immagino. E anche di denaro. Ma la cosa ancora più grave è che poi, trovata l'acqua, lo diceva il Presidente, bisogna rilanciarla. E spesse volte rilanciarla, ossia recuperarla, giusto? Recuperarla, ma recuperarla e rilanciarla in superficie è una cosa ardua, perché i pozzi, il Presidente ci può confermare, ci sono pozzi fino a 400 metri, credo che uno di questi è quello di Pedara, sì. E quindi non ci sono delle pompe a prevalenza così grosse, per cui il rilancio avviene per stadi. Quindi se io posso avere una sola pompa per rilanciarla, ma ne devo avere, utilizzare 5 per superare questa prevalenza, avrò un costo maggiore di energia. Questo è stato uno dei grossi problemi dei costi dell'Acoset e allora del Consorzio Acquedotto Ateneo. Presidente, abbiamo detto qualità dell'acqua. L'acqua che bevono i cittadini nelle zone di vostra pertinenza, com'è? Che acqua è? Guardi, l'acqua dell'Etna è un'ottima acqua, ma da alcuni anni sono sorti alcuni problemi relativi alla presenza di alcuni materiali, di alcuni minerali nell'acqua, che sono il vanadio e il manganese. Il manganese, come è dimostrato in alcune diciamo, relazioni scientifiche che io ho portato, intanto è un problema molto limitato soltanto con un pozzo nella zona di Nicolosi che stiamo, diciamo, l'abbiamo contenuto nei limiti, diciamo, previsti dalla legge. Non ha nessun problema, non porta nessun problema, l'unica cosa è che lascia una traccia di, diciamo, annerisce, va bene, i serbatoi, e quindi dà una cattiva, diciamo, impressione dal punto di vista organolettico, va bene. Dal punto di vista però della sanità non dà nessun quindi problema. Quindi acqua che si può bere? Acqua si può bere assolutamente. Torno a dire, è la forma di presentazione che un poco, diciamo, dà fastidio. Per quel che riguarda il vanadio è presente in alcuni pozzi soltanto, in alcune zone, perché l'acqua dell'Etna in alcune zone è ricca di vanadio. Il vanadio ha dei picchi, per cui in alcuni periodi si alza la percentuale di vanadio, in altri si abbassa. Ora attualmente è perfettamente in linea con quelle che nella sono norma. Nelle, diciamo, le deroghe. Il problema qual è? Il problema è che qualcuno, affrontando in maniera non scientifica e non chiara la presenza di minerali, ha creato involontariamente, ritengo, un allarmismo nella popolazione. Perché? Perché quando si parla di vanadio, per esempio, io qua ho per quel che riguarda il vanadio, i pareri sono molto ma molto discordi. Addirittura in America l'acqua si arricchisce di vanadio. Io qua ho la pubblicità di un'acqua che si vende in America e si vende a $14,50 al litro, a bottiglie di 75, perché è arricchita di vanadio. In quanto, come dice il professore Sciacca in diverse diciamo, relazioni, in diverse pubblicazioni, il vanadio non fa male, anzi, va bene, la mancanza di vanadio certe volte è addirittura causa di alcune, diciamo, problematiche di natura patologica. Però, come state affrontando il problema? Allora, il problema qui però si è dovuto affrontare perché il Consiglio Superiore della Sanità ha posto dei limiti, che prima erano 50, ora sono stati portati a 160. Per cui torno a dire, in questo momento siamo perfettamente in linea, non c'è nessun problema. Ogni tanto però succede che la percentuale di vanadio superi i 160, o il 50 per il pentavalente.
In questo caso siamo costretti a miscelare l'acqua. Che vuol dire miscelare l'acqua? Vuol dire che l'acqua in cui la percentuale di vanadio è elevata viene miscelata con altra acqua in cui il vanadio è a zero, in modo che la percentuale scenda. Abbattere la percentuale. Ovviamente tutto questo ha un costo, perché prima di tutto dobbiamo comprare acqua, l'acqua anche quando non è necessaria. Inoltre dobbiamo miscelarla, e per miscelarla dobbiamo spingerla, come diceva bene l'architetto Pappalardo, perché l'acqua non cammina da sola, ma scende da sola. Però per attuare questi sistemi di miscelazione si devono fare delle manovre, le manovre si fanno utilizzando le pompe e quindi l'energia elettrica. Presidente, come avvengono i controlli? I controlli avvengono attraverso delle analisi che periodicamente, secondo quello che è stabilito dalla legge, vengono effettuati dall'Università di Catania, con cui noi abbiamo una convenzione. Il laboratorio di igiene e profilassi dell'Università di Catania è convenzionato con noi, è convenzionato soprattutto, diciamo, con prezzi che sono competitivi rispetto agli altri laboratori privati, è accreditato per la verifica delle analisi, perché i laboratori devono essere anche accreditati, e quindi a questo punto di vista noi siamo tranquilli e sicuri, perché quindi i cittadini sono perfettamente a parte che noi pubblichiamo, va bene, i risultati delle analisi nel nostro sito, ma poi comunichiamo anche basta andare sul nostro sito e sappiamo e sanno tutti quanti quali sono le analisi effettuate. Le analisi vengono effettuate con periodicità nel corso dell'anno, debbono essere controllate anche dall'ASP. Abbiamo avuto noi un audit con l'ASP proprio nel scorso mese di gennaio, quindi abbiamo sempre continui controlli, va bene, continui confronti per diciamo mantenere il vanadio al di sotto, diciamo, di quelli che sono i limiti consentiti. È chiaro che il problema della presenza di vanadio esisterà sempre nell'acqua di una zona dell'Etna, per cui se lo si volesse affrontare in termini definitivi, occorrerebbe proprio realizzare un impianto di abbattimento del vanadio, che però è molto costoso, e certamente noi non potremmo affrontarlo, perché noi abbiamo un bilancio di 16 milioni di euro e l'impianto costerebbe da solo da 6 a 9 milioni di euro a seconda della tecnologia, per poi avere oltretutto anche un costo di gestione anno per anno. E di queste tecnologie parleremo dopo con l'architetto al ritorno dalle notizie di CNR. Una risposta in 30 secondi, forse anche meno. Presidente, lei l'acqua del suo acquedotto, gestito dalla vostra società, la tiene sulla tavola, la beve? Certo. Ma io anzi, noi oltretutto stiamo realizzando un project financing in base al quale non soltanto cambieremo tutti i contatori, ma realizzeremo anche delle case dell'acqua. Le case dell'acqua per distribuire ai cittadini, va bene, l'acqua dell'Etna, che è un'acqua ottima, che è stato, diciamo, dimostrato dal professore Sciacca e gli altri docenti dell'Università di Catania, fa benissimo. Quindi un'acqua da bere, un'acqua di buona qualità. Noi ci ritroviamo tra pochi minuti dopo le notizie di CNR. Vi aspetto.